Ritrovati a tutti amici appassionati di corsa su strada, eccoci qui all'appuntamento, il terzo per quanto riguarda questa edizione 2016 del Fosso Bergamasco. Siamo a Carobbio degli Angeli, dove fra poco inizierà la 5 miglia degli Angeli, come è chiamata, ad organizzare il club Pantera Rosa di Carobbio degli Angeli. Si partirà proprio qui dalla zona sportiva di Carobbio, si arriverà nella frazione bellissima tra l'altro di Santo Stefano, per poi tornare qui. Sono la 5 miglia, in pratica sono poco più di 8 chilometri, e proprio questi 8 chilometri ci racconteranno innanzitutto se i protagonisti delle prime due prove saranno ancora presenti e saranno ancora loro, oppure ci racconteranno quello lo vogliamo sicuramente sperare, forse la speranza è oltremodo confermata, la presenza di tantissimi atleti. Vi ricordo alla prima 475 partenti, alla seconda 425, dunque ci auguriamo che questa sera quantomeno ci siano più o meno gli stessi numeri, se poi saranno di meno credo che gli organizzatori siano contenti lo stesso. Allora a questo punto, visto che mancano una manciata di minuti all'inizio della gara, riservata alle 8 e un quarto, alle 20 e 15 ai più piccolini, sarà una gara promozionale come ormai ci hanno abituato a fare gli organizzatori, e poi alle 20:30 la partenza vera e propria della 5 miglia degli Angeli. Tutto questo qui a Carobbio. Ed eccoci qua dunque pronti a vivere assieme a voi quella che è la terza prova. Iniziamo naturalmente con la categoria dei ragazzi e delle ragazze, insomma categoria e soprattutto gara promozionale, dove come vi ricordo e come del resto vi ho già detto anche nelle prime due fasi ma anche per il passato, noi non diamo assolutamente classifiche ma soltanto le immagini per dare una giusta carica a queste ragazzine e questi ragazzini, per far sì che poi quando saranno grandicelli potranno magari prendere ancora più passione. Avete visto, sono davvero in tanti a partecipare, circa un'ottantina, dunque sicuramente un numero, il numero più elevato per quanto riguarda appunto finora le tre prove, con questa naturalmente di Carobbio compresa. Vi ricordo, in precedenza si è gareggiato a Corte Nuova settimana scorsa, noi vi abbiamo mostrato le immagini proprio in tal senso, mentre la prima prova è stata quella di Cologno al Serio. Eccoli qua, diamo spazio proprio con queste immagini, ci mancherebbe, come vi ho detto non vi diamo la classifica, qui soltanto si tratta di parlare solo di gara promozionale e noi diamo appunto lo spazio giusto con una senza ulteriore commento, anche perché vedete ci sono i genitori che insistono e che sono lì a fianco dei propri figliuoli, delle proprie figliuole, a dargli la carica, insomma a cercare di motivarli per far a quantomeno concludere la loro prova, e ci sono davvero riusciti perché quasi tutti sono andati al traguardo.
viviamo assieme effettivamente la gara vera e propria. Vedete questa bambina bravissima, ha messo un cartello fuori da casa sua con la scritta buona gara a tutti, e in effetti l'intenzione di tutti i 335 partenti più circa 75 per quanto riguarda i più piccolini, insomma un totale ancora una volta di oltre 400 partenti. Comunque c'è qualche defezione per quanto riguarda le categorie superiori, la gara che stiamo vedendo, semplicemente perché il giorno successivo alla data di questa gara c'era una gara importante in un'altra zona, naturalmente non tutti sono preparati per affrontare due percorsi, insomma gli 8 chilometri e più di questa gara e i chilometri della gara del giorno successivo. Però insomma i numeri sono davvero importanti, li vedete anche da queste immagini colte dalla nostra Emi alla partenza. E come al solito ci piace segnalare che ci sono, è vero, quelli lì davanti che sono e saranno certamente i protagonisti, ma ci sono quelli dietro che certamente si difendono e vogliono essere del gruppo. L'insegna di qua per far capire che la strada è quella giusta, ed eccoci qua durante il primo giro, saranno tre i giri del tracciato, dunque avremo modo di vederli più volte con la telecamera sia sul percorso sia su quello dell'arrivo. E qui vedete subito cercano di mettersi in mostra quelli che sono i battistrada, coloro che vogliono partire subito a razzo e per poi magari calare un po', perché alla fin fine poi succede sempre così. Però naturalmente l'onore della cronaca dopo il primo chilometro, anzi secondo chilometro, qui siamo al primo chilometro e mezzo dalla partenza, l'onore della cronaca è sempre comunque importante. Avete visto Lilia Rita Quadri, avete visto in precedenza anche Luca Bonazzi, Ferruccio Gamba, Luigi Ferraris, Mattia Barbaglio, i migliori, Manuel Medolago, i migliori lì nella parte iniziale del gruppo, e adesso tutti gli altri, coloro che vanno a formare questa grande carovana di amanti appassionati di corsa su strada, che tutti i venerdì, ormai già al terzo appuntamento, ma per altri 8 appuntamenti, si daranno l'appuntamento, e non è un gioco di parola, proprio per quanto riguarda questa stagione. Ancora tutto il mese di maggio, tutto il mese di giugno e anche il primo venerdì di luglio, vi ricordo che il Fosso Bergamasco si chiuderà a Selvino esattamente l'8 luglio 2016, dunque strada da percorrere assieme ne abbiamo, ricordando che subito dopo il 15 di luglio, anche per noi che siamo impegnati con le riprese, ci sarà l'appuntamento con la prima delle 6 tappe di Corri nei Borghi, e la prima sarà in quel di Crusone. Noi ci saremo, come del resto abbiamo fatto anche nelle ultime annate. Ormai le immagini per quanto riguarda la coda del gruppo si stanno volgendo a questo primo passaggio, perlomeno stanno volgendo al termine. Fra poco ci sposteremo con la telecamera sul traguardo per vedere cosa succederà, se riuscirà il battistrada, che non ho visto di chi si trattava perché ero impegnato a tutt'altro commento, mentre qui vediamo intanto con il 597 questo signore che mi fa piacere segnalarlo, e il signor Stefano Rapizza, che è sempre presente, mi saluta sempre con un bel sorriso, e dicevo, eccolo lì transitare qui, mentre vediamo Giovanna Carla Gavazzini, anche lei transitare. Poi con il 508 Giuseppe Milani arriva anche la signora, mi pare sia Antonella Montesanti, vediamo, c'ha il numero, sì è giusto, 576, e il buon Turri, che però giungerà fuori tempo massimo e dunque non verrà classificato. Eccolo qua, insomma lui alle soglie, non so se ha già superato gli 80 anni, è un po', fa la rabbia di tutti i giudici, perché insomma lui quando arriva tutti gli altri sono già pronti per le premiazioni. Intanto avete visto l'unità della protezione civile dell'antincendio boschivo del comune di Carobbio e gli Angeli, e qui vedete che è già cambiato qualcosa lì davanti, quello che era transitato per primo, non so che atleta fosse, è già rientrato nel gruppo, e avete visto che l'iniziativa adesso l'ha presa Luigi Ferraris, lì transita Ferruccio Gamba, l'ho visto anche Luca Bonazzi, poi questo è Medolago, siamo un po' lontani, non riesco a leggere il numero di pettorale, eccolo lì, intanto arriva anche Marco Vezzoli, questo l'ho riconosciuto, e poi via via tutti gli altri, c'è anche
Paolo Tomasoni, eccolo inquadrato con la benda sulla testa, e poi anche Ferdinando Mignani, c'è Redwan Quassur, l'ho visto, Marco Pasinetti, questi sono gli atleti che conosco personalmente, tutti gli altri mi perdoneranno, però visto che non riesco a leggere il numero, essendo abbastanza lontano, allora devo andare solo per intuizione o magari per il colore delle maglie delle società di appartenenza. Allora facciamo così, onde evitare errori, visto che già ne combino davvero di tutti i colori, lasciamo scorrere le immagini, tanto poi voi naturalmente tutti vi riconoscete. Ci sentiremo al passaggio durante il secondo giro sul percorso. Ed eccolo qua, sempre lui, Luigi Ferraris, lo vedete riconoscibilissimo dal suo passo, il
grande protagonista di questa terza prova qui a Carobbio degli Angeli. Vediamo, vedete che il suo vantaggio aumenta, sembra aumentare davvero di parecchio, mentre insegue con il 400 Luca Bonazzi. Dietro a lui abbiamo Luigi Rota e poi Ferruccio Gamba, Maurizio il fratello, eccolo qua il fratello gemello, mentre arriva Samuel Medolago, sì, mi pare sì, è lui Samuel Medolago, il portacolori dell'Atletica Valle Brembana. Poi abbiamo Marco Vezzoli, eccolo, purtroppo non vedo. Sì, eccolo lì, si tratta di Alessandro Bianchi. Poi abbiamo visto Mattia Barbaglio, mentre qui vediamo col 619 Vincenzo Persico. Arriva anche con il 19 Luca Pesenti, questo è Red One Quassur. Poi dietro vediamo con il 30 Marco Pasinetti, poi ancora col 329 Marco Zanini, col 251, cerco di darvi una cronaca quasi in diretta, Simone Gandini, e adesso via via tutti gli altri. Difficile riuscire a reggere il ritmo dei numeri. Qui vediamo con il 631, abbiamo visto un altro atleta, purtroppo mi è sfuggito e mi sfugge il suo numero, non lo trovo più nelle prime posizioni del gruppo. E poi vediamo, arrivano tutti gli altri. Qui adesso il gruppo si fa serrato, anche le rose sono belle serrate, guardate che belle davvero, insomma, del resto mica per nulla il mese di maggio. E attenzione perché ci siamo spostati a 150 metri da dove abbiamo colto le altre immagini, e c'è, dopo aver tagliato naturalmente il giro, l'altro passaggio da parte di Luigi Ferraris, il suo vantaggio nel l'ordine dei 120 metri indicativamente, sì, sono 100 metri abbondanti. Vedete Luca Bonazzi in seconda posizione, è riuscito a staccare colui che cercava di insidiarlo. Qui adesso no, non ci sono ancora i doppiaggi, vedete ancora Gamba in quarta posizione, questo con il 573 Luigi Rota, che resiste in terza posizione a il margine di 30 metri nei confronti del portacolori del Gav Vertova. Questo è Samuel Medolago che insegue, è in quinta posizione Samuel Medolago. E mentre vediamo c'è il recupero, se non vado errato ho visto una maglia, esatto, Marco Vezzoli, ma ho visto con il pettorale 130 in pieno recupero Mattia Barbaglio, eccolo lì con la maglia color giallo-verde, insomma, e poi tutti gli altri, Paolo Tomasoni, mentre transita anche Vincenzo Persico con la maglia arancione, e tutti gli altri naturalmente, bagarre piena qui con il 623. Abbiamo visto Marco Spreafico e poi, come dicevo, tutti gli altri. A questo punto qualche, diciamo così, qualche passaggio importante ve l'ho dato. Adesso, prima di dare ancora spazio a un brano musicale che accompagna la gara, vedremo di raccontarvi qualcosa per quanto riguarda la gara femminile, non l'abbiamo ancora fatto. Allora ci soffermiamo un attimo, vedremo, era transitata al primo passaggio, però il primo passaggio praticamente sono già trascorsi 2,5 km abbondanti prima, ma Lilia Rita Quadri, vedremo se sarà ancora lei a condurre le danze per quanto riguarda il settore femminile. Qui intanto ancora il passaggio da parte di tutti gli atleti, vedete che comunque qui l'andatura è ancora ben sostenuta, mentre sulla destra si danno da fare le signore che sono di Carobbio degli Angeli, eccole qua inquadrate, sulla sinistra se la prendono comoda, non hanno il pettorale, però insomma vogliono mettersi in mostra anche a loro, allora diamogli giustamente l'ampio il giusto spazio, via. E intanto vediamo la telecamera che va a sbirciare, ma non arriva ancora la prima della categoria femminile, vediamo se è in questo gruppo. Ecco qui intanto transita anche Piazzi, Roberto Piazzi è lì nelle prime posizioni, eccola lì con i pantaloncini neri, eccola qua con il numero 1 Lilia Rita Quadri, è in prima posizione Lilia Rita Quadri, intorno alla 50esima, forse qualche numero in più, 60esima, via, posizione assoluta, anche se naturalmente non ho fatto il conteggio preciso, vi sarò più preciso naturalmente proprio al traguardo. Sulla destra c'è Mangili, eccolo là che va a concludere il suo passaggio, siamo a circa 800 metri, eccola Sara, ecco Sara Nadir, intanto seconda della categoria femminile, la portacolori del pool delle società di atletica dall'Alta Valle Seriana. Questo intanto è Luca Bazzana
Ghiana, guardate lì, inconfondibile, con i capelli lunghi e con questa barba, lui che è un, ecco il presidente della Corte Nuova Atletica, l'avete visto transitare, colui che ha ospitato la gara proprio 7 giorni fa, e poi il gruppo di tutti coloro che cercano di migliorare magari già la prestazione della passata stagione. E allora intanto transita anche la terza in ambito femminile e dovrebbe essere, se non vado errato, anzi oserei dire uso il condizionale perché devo andare a vedere e cercare di capire di chi si tratta, non riesco a farlo, vi racconterò. Terza, eccola qua, dovrebbe essere Simona Pievani, mi pare, se ho sbagliato chiedo la vostra comprensione. A fra poco il passaggio sul traguardo, state lì. E siamo già sul traguardo, è ancora lui, è ancora Luigi Ferraris a condurre le danze. Adesso diventa un po' più difficile anche per il sottoscritto, per un semplice fatto: iniziano, anzi per la verità sono già iniziati da qualche centinaio di metri i doppiaggi, e dunque effettivamente diventa più difficile raccontarvi la cronaca. Però il secondo è ancora Luca Bonazzi, che vedete transita prima di intraprendere il terzo e ultimo giro, sempre in seconda posizione, ha aumentato il suo vantaggio, difende dunque la sua posizione Luca Bonazzi, mentre terzo, attenzione, Ferruccio Gamba ha raggiunto e superato, eccolo lì in scia, Luigi Rota. Dunque gara per il terzo e il quarto posto, per il terzo gradino del podio, transita anche la signora Montesanti, ultima posizione, Samuel Medelago in quinta posizione, mentre vedete che arriva con la maglia giallo chiara, insomma questo colorino davvero spumeggiante, chiamiamolo così, dovrebbe essere Mattia Barbaglio con Samuel Medelago. Mattia Barbaglio che però abbandona il gruppo e va alla caccia proprio di Samuel Medelago, che è transitato in quinta posizione, mentre arriva Paolo Tomasoni, eccolo lì transitare, poi tutti gli altri, come vi dicevo, naturalmente con le posizioni che possono cambiare durante questo ultimo giro. Arrivano i cartelloni pubblicitari per quanto riguarda gli sponsor, il signor Duci, che è il responsabile, il presidente del gruppo della Pantera Rosa, delle Pantere Rosa di Carobbio degli Angeli, giustamente fa notare che c'è anche questo che è comunque un diciamo così un rapporto molto importante per le società, avere appunto qualche sponsor alle spalle che aiutano, che danno una mano, che contribuiscono a rendere piacevole anche queste serate e queste gare. Via via tutti gli altri, bando ancora alle ciance, ancora qualche brano musicale prima di vedere che cosa succede durante l'ultimo giro di questa terza tappa del Fosso Bergamasco.
E siamo di nuovo sul percorso e vedete ancora una volta è lui a condurre le danze, Luigi Ferraris. Mentre avete visto il cartello, siamo a 1 km e 100 metri circa dall'arrivo. Dunque ormai i giochi sembrano fatti per Ferraris, che conserva un buon margine di vantaggio nei confronti di Luca Bonazzi. Terzo se ne sta andando Ferruccio Gamba, riuscito a raggiungere un discreto margine di vantaggio. Eccolo che arriva Luigi Rota, quarto, tutti e due di categoria B, mentre di categoria C Luca Bonazzi che è transitato secondo. Qui adesso ci sono i doppiaggi, questo intanto mi pare sia Samuel Medolago, sì, attenzione perché gli è arrivato sotto Mattia Barbaglio, grande recupero ma ha ceduto un po' Samuel Medolago, transita anche Roberto Avogadro, l'avete visto, e poi ancora dietro a lui c'è Marco Vezzoli, insomma grande battaglia per le posizioni di rincalzo, però mi pare di poter dire che Luigi Ferraris e Luca Bonazzi siano rispettivamente ormai irraggiungibili al primo e secondo posto. Per la verità anche Ferruccio Gamba mi è sembrato abbia acquisito un discreto vantaggio nei confronti di Rota e poi tutti gli altri lì ad inseguire, come del resto tutti quelli che vi mostriamo prima di andare con il nostro commento sul traguardo a vedere la conclusione della prova per quanto riguarda la terza gara, terza tappa di Carobbio degli Angeli del Fosso Bergamasco.
E adesso andiamo all'arrivo, non prima però di aver posto la telecamera a seguire questi ultimi sforzi da parte di Lara Donadoni, sarà quarta della sua categoria, gran bella gara la sua. Ed eccola qui, e poi andiamo sul traguardo, dove naturalmente non possiamo far altro che inchinarci. Questa, in questa terza prova, la grandissima gara di Luigi Ferraris, che va a chiudere. Luigi Ferraris, lo vedete, piegato sulle ginocchia ma soddisfatto, chiude con il tempo di 26:11. Al secondo posto, eccolo là sul rettilineo finale, Luca Bonazzi, categoria C, che va al terzo posto, al secondo posto. Terzo Ferruccio Gamba, Bonazzi 26:42, Gamba 27:26, quarto posto che è da parte di Luigi Rota 27:36, che è stato superato proprio durante l'ultimo giro da Ferruccio Gamba. Attendiamo il quinto, ed eccolo qua, signori, Mattia Barbaglio, il suo recupero nei confronti di Samuel Medolago è stato davvero efficacissimo ed è riuscito a strappargli la quinta posizione. Sesto Medolago. Al settimo posto Roberto Avogadro, eccolo inquadrato. All'ottavo posto bel recupero anche di Alessandro Bianchi, eccolo qui, anche lui va a chiudere, mentre arriva nono Marco Vezzoli. E al decimo posto, vediamo, c'è battaglia, no, c'è un atleta soltanto, e si tratta di Ferdinando Mignani, che va a concludere al decimo posto. Proseguiamo fino al ventesimo, anche perché poi dobbiamo attendere la categoria femminile. Undicesimo Paolo Tomasoni, lo vedete inquadrato, quindi dodicesimo, vedete che qui gli arrivi sono abbastanza radi. Al dodicesimo posto Vincenzo Persico, tredicesimo Marco Zanini, al quattordicesimo posto, eccolo qua inquadrato, è Red One Quassur, mentre al quindicesimo posto arriva Luca Pesenti, seguito da, vediamo, e con la maglia, sì, Marco Pasinetti con la maglia delle Pantere Rosa. Al sedicesimo, diciassettesimo Davide Pesenti, subito dietro a lui c'è Christian Pesenti, che non ha sprintato. Diciannovesimo Daniele Lauria, e ventesimo posto per Marco Spreafico, e poi a seguire tutti gli altri.
Ed ora, signori, a poche decine di metri dall'arrivo, eccolo qua, Lilia Rita Quadri, eccola qua, che va a vincere la categoria femminile. Prima posizione per lei, inseguita, e non dovrebbe tardare a giungere sul traguardo la seconda, appunto all'arrivo, che dovrebbe essere la confermata perlomeno a poche centinaia di metri, Sara Nadir. Uno scatto, eccola lì, con il suo solito sorriso sulle labbra al secondo posto, mentre per attendere il terzo posto, quello di Isabella Labonia, sto parlando della classifica generale femminile, bisognerà aspettare ancora qualche momento. Ricordo appunto la Labonia al terzo posto, al quarto posto Anna Carla Gherardi, quinta Simona Pievani, sesto posto per Eugenia Maria Rossi, settima Daniela Gelfi, ottava Silvia Agostinelli, nona Santina Picenni, al decimo posto Katia Scalvini e poi naturalmente tutte le altre a seguire. Vi racconterò nel momento delle premiazioni le classifiche per categoria, sia per quanto riguarda i maschietti sia per quanto riguarda le donne. Tutto questo fra poco, state lì. E le immagini ci portano all'interno di questa tenso struttura, dove intanto vedete il presidente del gruppo Pantere Rosa, il simpaticissimo signor Ducci, che ringrazia tutti i presenti della loro partecipazione. Dicevo, ci siamo portati all'interno di questa tenso struttura dove, come avete visto dalle immagini, c'è stato davvero un ricco e apprezzatissimo menù composto da panini, ma di tutto quello che volete, insomma, davvero ce n'erano per tutti i gusti. Poi frutta a iosa, davvero dolci, che si sono sprecati. Del resto le energie per gli atleti bisognava recuperarle. Attenzione, perché qui c'è la nuova vestizione per quanto riguarda la maglia arancione di leader della classifica dopo le tre prove, e poi naturalmente la vestizione anche per quanto riguarda il settore femminile. Via via tutte, e via via, dicevo, tutte le classifiche. A proposito di queste classifiche, non mi resta altro che parlarvene, però prima mi soffermerei un attimo, siccome sono 39 anni di attività per quanto riguarda il gruppo Pantera Rosa. Vedete che qui con l'atleta con il pettorale numero 39 è stato premiato con un premio a sorpresa che ha incuriosito un po' tutti, anche noi naturalmente ci siamo soffermati, e guardate un po' che cosa hanno composto le donne del gruppo Le Pantere Rosa, questo dolce fatto di pane o
Pasta frolla o qualcosa che sinceramente sfugge dalle mie conoscenze, io avrei soltanto voluto essere lì a mangiarne un pezzettino. E poi andiamo a vedere, intanto eccola qua, Rita Quadri è arrivata, veste la maglia di leader della classifica, stante la mancanza di Simona Milesi che aveva vinto le prime due gare, e qui anche Mattia Barbaglio che sale a vestire la maglia di leader della classifica e gliela porta via Igor Rizzi, anche lui assente. Poi le premiazioni, iniziamo dalla categoria, mi pare sia la, esatto, la G, con Isabella Lagonia al primo posto davanti a Anna Carla Gherardi, al terzo posto Simona Pievani, quarta Daniela Gelfi e quinta Santina Picenni. Per quanto riguarda la categoria H, primo posto per Lilia Rita Quadri, seconda Livia Agostinelli, terza Santin Grazia Vecchi, quarta Lara Donadoni e quinta Gabriella Gabrieli. Mentre avete visto il sorriso di Sara Nadir sul gradino più alto del podio, che vince la categoria F davanti a Eugenia Maria Rossi, terza Erika Medolago, quarto posto per Laura Agostinelli, quinta Nicole Fiorina. E adesso andiamo con la categoria A dei più giovani in ambito maschile, qui Samuel Medolago che riceve il suo cesto in natura, secondo posto per Roberto Avogadro, terzo Alessandro Bianchi, quarto Vincenzo Persico e quinto Redouane Quassur. Al categoria B sale sul gradino più alto del podio il vincitore assoluto Luigi Ferraris davanti a Ferruccio Gamba. Terzo posto per Luigi Rota, quarto il leader di classifica assoluta Mattia Barbaglio e al quinto posto Ferdinando Mignani. Mattia Barbaglio, eccolo che arriva, stringe la mano a tutti, baci che si sprecano alla Miss, ci sembra giusto. E poi andiamo a parlarvi della categoria C, dove sul gradino più alto del podio, eccolo che arriva il secondo assoluto Luca Bonazzi. Precede nella classifica della categoria C Marco Vezzoli, terzo posto per Luca Pesenti, quarto Marco Pasinetti e quinto Cristian Pesenti. Abbiamo ancora due categorie da prendere in esame, quella contrassegnata con la lettera D, non sto a dirvi quanti anni hanno, insomma tutte queste cose fate voi, poi il regolamento lo cita molto bene, in maniera ben precisa. Eccolo qua, il leader della categoria D, Paolo Tomasoni, il vincitore perlomeno della categoria D. Al secondo posto Gianfranco Mazzucchelli, terzo Roberto Piazzi dei Fodipè, quarto posto per Giovanni Renato Gatti e quinto Giovanni Locatelli. Questa è la categoria D, ancora una classifica, la E, quella dei meno giovani, mi consentiranno se dico così, dove intanto vediamo le premiazioni sempre della categoria D, abbiamo regalato loro qualche secondo in più e ci sembra giusto, eccole qua, e adesso eccolo qua, quel fantomatico istrione. Lucio Bazzana che vince davanti a Flavio Mangili, terzo Mario Berva, quarto Paolo Villa e quinto Angelo Assi. E questa era l'ultima premiazione della serata. Non mi resta altro che ringraziarvi, amici appassionati di corsa su strada, ma soprattutto di darvi l'appuntamento a questa settimana per voi che vedete sia sul sito sia su Antenna 2 la gara, perché venerdì di questa settimana c'è l'appuntamento con la gara di Val Brembo e naturalmente questo è un appuntamento molto atteso perché a Val Brembo il percorso detto da tutti è molto molto bello. Ringraziamo tutti dunque per essere stati con noi, soprattutto voi che ci avete seguito, e Emi Moretti per le sue immagini. Ci vediamo alla prossima.